che le cose non vanno bene. Io come osservatorio, diciamo, privilegiato, ce l'ho gli occhi puntati sul giornale locale, che è quello che, diciamo, che vende, diciamo, di più, e quindi è quello che dà delle percentuali che sono indicative di una tendenza che continua ad essere negativa. Siamo partiti con gennaio che sul nostro giornale abbiamo perso indicativamente circa 50.000 coppie, parlo di un mese, siamo scesi a 39.000, intorno ai 39.000 nel mese di marzo, insomma la tendenza dal 6,79 meno siamo passati al 5,99 meno, insomma siamo in un trend estremamente negativo. Io credo, Fabio, che a questo discorso di dato statistico negativo corrisponda poi un dato reale legato all'informazione. Perché il cittadino si allontana e perché i giovani non sono interessati a leggere la carta stampata? Perché credo che ci sia un problema enorme che i giornalisti gli editori debbano affrontare, che è quello della credibilità Sì. dell'informazione che viene diffusa. Ora, il giornale ha una sua logica, ha una sua, come dire, ha una propria organizzazione, per cui ha la caratteristica di fare il titolo e poi nella cronaca, sempre più ridotta, tra l'altro. A volte non si riescono a trovare informazioni utili a risolvere il problema e c'è la stessa tendenza, a mio avviso, lo stesso vizio che ha la politica, no? Quella di non risolvere mai, quella di non aggredire mai un problema finché non si risolve. Questo è credo, l'elemento che più incide sulla non credibilità dell'informazione. Io credo che partendo dal giornale locale poi questa tendenza si proietta anche a livello nazionale. Al di là di qualche titolo, al di là di qualche editoriale, di qualche firma, poi alla fine si fanno le analisi, ma non si entra mai nel vivo del problema. Come lo risolviamo? Cioè, ci limitiamo ai racconti, non alle proposte. Io dico che un giornalista deve, credo, sfidare anche questa barriera, deve cercare di superare questa barriera che è data, questo ostacolo, credo, che è posto, non so, nell'organizzazione o nella professione di ognuno di noi che ha questi limiti, diciamo, deve avere dal punto di vista professionale questi limiti, quello di fermarsi al racconto. Un giornalista dovrebbe, credo, sfidare quello che è la tendenza, perché altrimenti questo ci porterà alla fine anche della carta stampata dell'informazione. Credo che abbiamo mille problemi, tutti più o meno irrisolti, e alla fine ci piombano sempre addosso e credo che a questo punto la stampa dovrebbe avere il coraggio di essere più, come dire, costruttiva, di essere più determinata a sfidare quello che è il potere politico. Ecco, la sostanza, non volevo dirlo, ma arriva a questo. Stamattina ti sei svegliato molto estremista, Ma caro più che Alcide. estremista, io devo dire che è una realtà che riscontro a livello generale, insomma, e quindi credo che noi possiamo fare tutte le società, tutte le fusioni del mondo, ma se non vi è questa sfida alla correttezza, alla responsabilità, ad essere, come dire, coerenti con quelli che sono gli impegni, difficilmente potremo risolvere i problemi dei cittadini. Ecco, l'informazione deve essere determinante, costruttiva, altrimenti, voglio dire, andrebbe a non incidere nemmeno il nostro progetto. Se noi abbiamo l'idea di coinvolgere le scuole, di formare i ragazzi all'importanza dell'informazione, alla correttezza, alla trasparenza delle cose, quindi a vivere da cittadino informato, corretto e responsabile, a questo punto mi rendo conto che anche il nostro progetto rischierebbe di fallire e poi non troviamo, come dire, o li troviamo solo nei libri,
certe informazioni e non lo troviamo poi sulla carta stampata, che non deve essere solo come dire, un annuncio attraverso i titoli, ma dobbiamo costruire dei percorsi che siano di aiuto ai cittadini che sono interessati ad avere la soluzione dei problemi. Io credo che innanzitutto complimenti, perché lo spunto di ragionamento è davvero molto interessante, e cioè i limiti di una carta stampata che non solo non scrive più, diciamo così, attingendo alla qualità, ma ha perso quel potere di graffiare, di spiegare, di approfondire, che poi alla fine diventa il motivo fondamentale per il quale il cittadino diserta la carta stampata e quindi le edicole. Dico un bello spunto, perché questo, non so, forse sarò un po' estremista come ti sei svegliato tu stamattina, ma insomma forse è legato troppo a questa spettacolarizzazione della notizia che alla fine fa la differenza. Fa la differenza, dico, nel modo di produrre. Tu hai parlato di organizzazione. Beh, effettivamente oggi come oggi entrare in una redazione vuol dire fare un viaggio nel tempo abbastanza negativo, perché non c'è più di tutto quello che uno si aspetta di trovare in base ai racconti che delle redazioni vengono fatte, non so, nei manuali di giornalismo piuttosto che in qualche manuale scolastico, oppure soltanto nell'idea che il cittadino stesso si è fatto della redazione in questi anni. Non c'è più niente, non ci sono riunioni di redazione che valgano, appunto, l'idea di una riunione che è sempre un momento importante, produttivo, centrale, in cui vengono fuori spunti e idee, e viene fuori in parte quel discorso che dici tu, e cioè come raccontare, come approfondire, come portare alla lettura del cittadino ciò che riguarda poi alla fine un elemento importante, cioè la formazione della sua opinione rispetto alla realtà, in particolare alla realtà politica. È questo un diritto tutelato dalla Costituzione. È un bel interrogativo, e forse io dico, nel nostro progetto potrebbe anche così essere inserito un momento di riflessione che dica, appunto, andiamo a vedere come sono cambiate le redazioni, facciamo vedere ai ragazzi effettivamente che cos'è una redazione oggi, e di quanto perdono loro non conoscendola, e di quanto perdono i giornalisti non ascoltando le loro opinioni e anche in qualche caso i loro giudizi. Cioè, voglio dire, si tratta di far incontrare due mondi che non stanno più colloquiando, perché i ragazzi non vanno più in edicola. Nello stesso tempo i giornalisti hanno perso quel gusto della strada, dell'asfalto, che invece dovrebbe essere la prima cosa. Se non altro, ma questo lo dicono tutti i manuali di giornalismo, per capire con quali linguaggi io devo raccontare il mio pezzo, devo portare il mio messaggio. E i linguaggi, ahimè, non si improvvisano. Sono quelli, appunto, che sono presenti tutti i giorni nella realtà concreta, e che quindi vanno imparati, no? Vanno praticati, non stanno scritti da nessuna parte. Bene, mi sembra di capire che da questa tua riflessione sono venute fuori anche diverse idee, diversi spunti che possono essere comunque utili per il proseguo della nostra attività. Senti, io ti lascio un'ultima nicchia per parlare di Sinagi, per parlare dell'attività sindacale, delle ultime novità, naturalmente riferite al territorio dove operi tu, e cioè Mantova e la provincia di Mantova. Vai. Sì, diciamo che la situazione mantovana è abbastanza tranquilla, nel senso che noi stiamo lottando per aumentare le adesioni al cuore poste. La settimana scorsa ho avuto 3 adesioni in più, ero felice, e che si continua a lavorare, diciamo, con
non molto entusiasmo, perché è abbastanza faticoso nel cercare di convincere le persone ad adeguarsi, diciamo, ad una tecnologia che sarà basilare per il nostro futuro, ma comunque ci proviamo. E, diciamo, che volevo tornare un attimo anche sui dati statistici, perché tengo monitorato anche l'iniziativa dell'Espresso, che è partita l'anno scorso, e devo dirti che il dato nazionale, comparato con gli stessi mesi del 2016, ci vedono in una posizione tranquilla fino a un certo punto, perché vedo che comunque le coppie c'è una tendenza ad una riduzione, diciamo, anche nella vendita. Parliamo dell'abbinamento, Alcide. Dell'abbinamento. Perfetto. Sì, siamo partiti dall'abbinamento domenicale. Siamo partiti a gennaio con 143.000 coppie per ogni numero, naturalmente. E quindi con coppie reali, sai che esce al valore di un euro, io lo riproietto poi al valore dei 3 euro della vecchia. Siamo partiti con 6.635 coppie in più e siamo ridotti a marzo. C'è un calo discreto che va monitorato con attenzione. Allo stesso tempo però c'è anche un calo notevole, meno 19% degli abbonati, che siamo scesi. Questo era un dato atteso, mi sembra di ricordare. Sì, era un dato sperato e atteso. E devo dire che comunque la tendenza degli abbonamenti continua, e quindi un meno 18% sugli abbonati rispetto all'anno precedente evidentemente è un buon segnale, perché da 97.000 che erano 97.456 siamo scesi a 78.618. Se questo trend insomma continua, la speranza è che mantenga vivo quell'interesse, diciamo, per l'abbinamento, però va monitorato perché c'è una tendenza negativa. Ecco, ritorno al discorso, diciamo, detto della situazione locale, che tutto sommato è tranquilla, e che per quanto riguarda il Sinagi provinciale, e spero che comunque, oltre che essere tranquilla, sia anche un po' più entusiasta, che ci sia una partecipazione più convinta, una disponibilità a entrare negli organismi, diciamo, che siamo ridotti un po' all'osso, perché insomma il Sinagi deve essere sentito da tutti come un impegno non solo professionale, ma anche come categoria, e quindi perché noi siamo aperti a diverse soluzioni e proposte, e quindi va visto nell'interesse della categoria, e quindi il futuro è, se noi dovessimo perdere presenza e efficacia, potrebbe incidere negativamente anche dal punto di vista professionale. Comunque parlavi di questa adesione a QR Poste che sembra incoraggiante. Sì, me lo auguro, io continuerò a bombardare, diciamo, perché le percentuali siamo ancora abbastanza basse rispetto al numero di presenze. Bisogna tener conto che le nostre presenze, diciamo, per quanto riguarda la provincia, che dovrebbe essere quello che insomma dove dovrebbe avere un riscontro maggiore, di interesse maggiore, mentre invece le risposte sono insomma non sono incoraggianti. Ecco, questo io continuerò. Ne parlavamo con Amilcare. Ti sei fatto un'idea tu del perché? Ma io credo che ci sia soprattutto una sfiducia verso il futuro professionale, perché la continua caduta delle vendite toglie speranze di sopravvivenza, toglie una certa tranquillità, e naturalmente non incide positivamente sul fatto che dovrebbe questo smuovere la loro attenzione verso altri strumenti, perché se questo fa portare più gente in edicola, o al di là della mancata vendita, fa entrare diciamo soldi nel cassetto attraverso come dire attenzioni ad altre modalità, e credo insomma cedere un pacco, consegnare un pacco, se guadagno 1,10 euro, è come se io vendessi 5 quotidiani, voglio dire. Quindi questo naturalmente sviluppa anche un interesse e una possibilità dal punto di vista professionale interessante, e questo va preso atto, insomma.
sarebbe importante. Purtroppo andiamo molto a rilento.